Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Nuovo appuntamento con l'informazione. L'acqua santa diventa un modo concreto per rispondere all'invito del Papa ad essere una chiesa in uscita. Non è un giudizio, ma un incontro, un dialogo. Il Vescovo Riccardo ha inviato una lettera ai parroci della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro per riflettere sull'importanza della visita alle famiglie in questo tempo di Pasqua e del portare loro la benedizione con l'acqua santa come segno di vicinanza, di prossimità e di presenza della Chiesa, che con carità e amore va incontro a tutti senza escludere nessuno. Il testo integrale della lettera si può trovare sul nostro sito internet www.tsritv.it. Il conclave convocato a seguito della morte di Giovanni Paolo II il 19 aprile del 2005 elesse Papa al quarto scrutinio il cardinale tedesco Josef Ratzinger, decano del collegio cardinalizio, che assunse il nome di Benedetto XVI. La fumata bianca fu alle 17:50, seguita alle 18:04 dal rintocco delle campane a festa. L'annuncio della Vemus Papam venne dato alle 18:41 dal cardinale protodiacono Jorge Medina Estevez. Rivediamo quelle immagini e ascoltiamo le prime parole pronunciate da Papa Benedetto XVI. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella rubrica Historia Magistra Vitae oggi ripercorriamo la vita di Giovanna d'Arco, che fu beatificata il 19 aprile del 1909 da Papa San Pio X e canonizzata nel 1920 da Papa Benedetto XV. Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza. Giovanna d'Arco nacque in una famiglia di contadini a Domremy nel 1412 in Normandia. Durante la guerra dei Cento Anni si sentì chiamata da Dio a soccorrere il re di Francia, le famose voci interiori di cui parlò lei stessa più volte, e a cacciare gli inglesi dal suolo francese. Nel 1429, a soli 17 anni, raggiunse il delfino Carlo, futuro re Carlo VII, nella città di Chinon, convincendolo ad affidarle il compito di tentare un'offensiva contro gli inglesi, e ci riuscì grazie al suo straordinario carisma. Giovanna riformò l'organizzazione dell'esercito, rimotivandolo e trascinando con il suo esempio le truppe francesi, imponendo uno stile di vita rigoroso, quasi monastico. Il primo effetto che ottenne fu quello di instaurare un rapporto di reciproca fiducia tra la popolazione civile ed i suoi difensori, cosicché soldati e i capitani, contagiati dal carisma della giovane, sostenuti dalla popolazione di Orléans, si prepararono alla riscossa. E liberata Orléans dall'assedio l'8 maggio 1429, vittoria che le valse il titolo di Pulzella d'Orléans, dopo qualche giorno ottenne una nuova vittoria. A Patay inflisse una dura sconfitta alle armate inglesi. Queste due vittorie permisero la conquista del territorio francese fino a Rome e quindi l'incoronazione solenne del Delfino, che assunse il nome di Carlo VII. Reims
era la città dove da secoli avvenivano le consacrazioni dei re di Francia. Tuttavia, una volta incoronato re, Carlo VII fu preso dal desiderio di arrivare ad un compromesso e decise di trattare con gli inglesi. Giovanna non ci stette e volle invece continuare a combattere da sola senza l'appoggio della corona. Il 24 maggio del 1430 fu catturata dai borgognoni, che erano dalla parte degli inglesi, e a questi fu venduta per una cifra molto alta. Imprigionata nel castello di Rouen, fu processata per eresia e stregoneria. Condannata, Giovanna venne arsa viva, neppure ventenne, sulla piazza del Mercato Vecchio a Rouen, il 30 maggio 1431. Carlo VII non fece niente per aiutarla. Tuttavia, dopo la conquista di Rouen nel 1450, volle aprire un'inchiesta sul processo che portò alla completa riabilitazione di Giovanna d'Arco, sancita a livello più alto successivamente da Papa Callisto III nel 1456. Giovanna d'Arco è stata beatificata il 19 aprile 1909 da Papa San Pio X e canonizzata nel 1920 da Papa Benedetto XV. Giovanna d'Arco è stata successivamente dichiarata patrona di Francia, della telegrafia e della radiofonia, venerata anche come protettrice dei martiri e dei perseguitati religiosi, delle forze armate e di polizia. Oggi è la santa francese più venerata. Giovanna e la colpì nel segno e lei capì chiaramente. Nono appuntamento domani, martedì 20 aprile, del percorso di Lectio Divina sul Vangelo secondo Marco, organizzato dall'equipe Pregare la Parola e guidati dalla biblista Suor Francesca Pratillo delle Figlie di San Paolo. Gli incontri si svolgono alle 20:30 nella chiesa di San Michele. L'iniziativa è accompagnata da intensi momenti di preghiera, di silenzio, di condivisione della parola tra musica e canti biblici. Nuovo appuntamento del programma From Me to You, il mese blu dell'autismo. Domani, martedì 20 aprile alle 18, sempre in diretta sulla pagina Facebook di Autismo Arezzo, dalla sede di Via Ticino, verrà messo al centro dell'incontro la musica, intesa non come terapia ma come forma di comunicazione in grado di superare gli ostacoli. La bellezza della musica sta nel non farci sentire soli, dicono in una nota appunto Autismo Arezzo, nel condividere emozioni con gli altri. La musica dà piacere, suscita forti passioni, stimola i ricordi, facilita e rafforza i legami sociali e dà luogo ad una forma di comunicazione che va oltre le parole, arrivando a far presa sul sistema inconscio. L'obiettivo dell'incontro è quello di farci riflettere su quanto la musica sia importante nella vita delle persone, disabili e non, e come sia in grado di abbattere i muri della discriminazione e aiutare la convivenza. Ospite e coordinatore dell'incontro, Ettore Caterino, neuropsichiatra, padre di un ragazzo autistico e musicista, Licia Sbattella, direttore d'orchestra e fondatore del Centro Esagramma di Milano, e Beatrice Venezzi, direttore d'orchestra. Nel nostro focus di oggi torniamo dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, per gli ultimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia. Grazie per l'attenzione e buona visione.